Io credo che alla fine si possa riassumere il film come una parabola che racconta la tragedia dei destini e il tradimento della storia. E questa è una costante, quando questi confini sono stati tracciati in maniera totalmente arbitraria, questi sono luoghi che hanno subito un destino a cui non appartenevano dal 1916, diciamo. Quindi è stato facile per me eliminare questi confini fittizi mentalmente. E comunque in questi quattro luoghi avevo girato, la Siria, il Kurdistan, il Libano e l'Iraq, si potrebbe aggiungere facilmente anche l'Afghanistan. Adesso sono stato a Tel Aviv, dove mi ha fatto parecchie proiezioni del film. E molte persone all'inizio che erano un po' scettiche dicevano non parli della Palestina e poi invece si sono resi conto che parliamo anche della Palestina, questa canzone Tutti che c'è, una specie di inno ormai che appartiene a tutto il mondo arabo ed è un grido così di libertà che nasce dal conflitto in Palestina. E per cui penso che sia un film che appunto si allarga, dico, facilmente potremmo aggiungere più l'Afghanistan, non cambierebbe assolutamente nulla. Nel film non c'è mai un senso di un luogo, non c'è una bandiera, non c'è un riferimento a un luogo. E questo c'è soltanto una bandiera, quella americana, dove ci sono questo convoglio che ho incontrato per caso in Kurdistan, e lì aspettavano l'ordine di lasciare l'Iraq. Che poi dopo poche settimane è stato fatto. Quindi abbiamo abbandonato e lasciato una situazione tragica sia la Siria che l'Iraq che il Kurdistan e per quello che è come adesso in Afghanistan, cioè il meccanismo è identico in questi luoghi qui. Per quello che dico è il tradimento della storia e la tragedia dei destini. E qui il film poi alla fine diventa un paradosso spazio-temporale. Questo che io ho tenuto sempre in mente sia nel montaggio che mentre giravo. Mentre giravo era difficile perché è un film senza sceneggiatura, come tutti i miei lavori, e nascono dal quotidiano. Il tempo del film, il tempo dell'incontro con una storia, con un luogo, con un personaggio e si sviluppano attraverso gli anni. E per me è importante incontrare una storia, abbandonarla, ritornarci, passare un'altra storia. In questo modo col tempo che passa si creano anche il senso della vita che passa, no? La vita ci passa davanti all'infinito nel momento in cui decidiamo di bloccare o di bloccarlo per un istante in quel fotogramma diventa qualcos'altro, si trasforma in qualcos'altro. Il senso della trasformazione per me è fondamentale, ed è lì che dico che a me non interessa molto la differenza tra il documentario e la finzione, ma fra quello che è vero e quello che è falso. E quello che è vero e quello che è falso penso che appartenga sia al cinema di finzione che al documentario, all'arte, alla poesia, alla letteratura, alla scultura, alla pittura. Ed è trovare quella distanza, quel punto di vista che è poi etico e morale sempre. Ed è anche politico, Ed è anche perché poi il politico. fotogramma è una scelta politica molto forte e soprattutto quel fotogramma deve includere anche quello che non si vede. Quindi per me fare questo tipo di lavoro non è tanto accumulare materiale, ma anche perderlo, saperlo perdere, saperlo non riprendere costantemente e quindi aspettare il momento giusto in cui sai dove mettere la cinepresa e aspettare che qualcosa accada. E a volte l'aspetti perché quel momento l'hai già vissuto, perché per me è fondamentale trascorrere molto tempo con le storie, con le persone che incontro. A volte passano mesi, a volte anni prima che riesca a capire dove e come girare. Poi quel momento diventa la sintesi, e questo per me è importante. Trovare quel momento che sia la sintesi, quasi che sia particolarmente intimo, che diventa un po' la sintesi della vita. E questa grande sfida e questo richiede molto tempo. Io quando giro sono da solo con un assistente, in questo caso in notturno ho avuto degli assistenti locali che non erano dei
al servizio, a pagamento, si chiamano i fixer, non erano dei fixer ma erano degli studenti di cinema, gente che amava il cinema e sono diventati dei compagni di viaggio, sono diventati il mio alter ego, dove è nata una fiducia incredibile perché muoversi attraverso questi luoghi è stato molto difficile. Quindi essere soltanto in due era fondamentale per non dare nell'occhio, per non, e soprattutto per creare intimità con le storie, quando inizio a girare.